iscriviti al canale. Vabbè, prendiamo Alligalli. Cosa sono fra le ricompense dei punti? Gli scampiccoli medi e grossi. Mio caro Iachini, questa è una bellissima domanda. Poi ti consiglio di provare. Fai un test. Buona battaglia. Sabbe. Rieccoti. Come va là fuori? Grazie, Papigliano. Johnny con lo scam piccolo, Eddie con lo scam grande. Medio, scam medio. Addirittura. Doppio Drago all'inizio uguale Budimoto T8. È ancora finita. Tommaso, un altro scam piccolo. Emozioni! I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Prendo un pezzo e dopo triplo. Ah, non è ancora finita. Se gli dai peso in live non sono più scam. Vabbè, ho capito. Vabbè, dai. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Esattamente ciò che stavi cercando. Quello potrebbe fare la differenza. Sto un buon pezzo. Adesso sicuramente lo scambio grande non dovresti proprio leggerlo. Ci starebbe, devo dirvi la verità. Un po' indeciso su di lui. Che se mi capita la 3-2, ho un po' di stats. Non la feo perdo addirittura. Quanti tu ne hai giocato? Non perdo. Un po' di culo. Lo scam grande è il flex ultimo. Lo smacco ai poveri. La battaglia in furia là fuori. Cioè lo tolgo error. Direi. Ce ne facciamo di error. Cioè tra error e pinna celeste. Preferisco avere pinna celeste, dai. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Che sai? Anche perché pinna celeste sono minarlo, esattamente. È un po' più easy per me gestire la partita con un pinna celeste in campo piuttosto che error. Faccio il tifo per te. Cosa faccio? Ma la nostra gente mi sta frullata. Come stanno arrabbiati? Ammappate. Messo benissimo lui, tra parentesi, perché attiva anche Dio Power. Ho delle reclute fresche fresche per te. Importante. Mi piace il tuo modo di pensare. Che merda. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più.
Non credo di fezzare lui. Non dirlo agli altri. Ho due turni di indubbia sofferenza che mi aspettano. Madonna, come 15-20. Che cazzo è? Ma quanti turni sei tenendo a 4? Ho notato secondo me dei mostri on la partita. Ma dei mostri, eh? Questo T-Sego Skyscraper e la Taitai che buffa è broken, cioè. È proprio combo. Combo god. Delle reclute fresche fresche per te. Anch'io avrei scelto quello. So se voglio più Drago, forse sì. Mi dà un po' di... di stats che possono essere importanti. Anche perché queste turno 7... turno 7 sono botte. Sono botte. Io sicuramente il prossimo turno non livello. E lui è turno 7 suo e molto forte in genere. Doppia cassabomba. Ecco cane. Già questo è terribile. Questo anche. Questo anche. Dio mio. Buono, 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 buono pareggio. Buono, 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 buono. Ok. Belle idee aghi, eh. Ah, non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Rilak può essere un'opzione, non credo. Facile livellare, ragazzi. Non si può livellare qui. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Adesso però si potrebbe quasi livellare. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Forse il guardiano d'Ambia è il meglio. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Molto bene il livello e... buono. Mi sotto io da parte. 8 euro da parte, un bel beandolino, non mi farebbe schifo, vero? Però ci sai fare. Tu mi piaci assai. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Assolda pure una di queste reclute. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Esattamente ciò che stavi cercando. Il destino del mondo è in vita. Manca Mylon, eh. Assolda pure una di queste reclute. Ciò che passa. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più.
Meglio assoldare una recluta. Quello farà un bel po' di danno. Le onde sono resistenti. Buona battaglia. Osmondo lo dovevo mettere prima. Ah, mi cliva. Ok, non mi cliva. Cosa voglio togliere? Dato ai 5, Mutmundo. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Stai davvero creando una grande armata. Chissà quali segreti sveleremo. Fare la differenza. Siete sulla lista degli invitati. Dignitoso. Hai buone possibilità di vincere. Dignitoso ti sei. Oh, ne picchi Ilac. Che cane, guarda se deve morire Brian. Perché lui non mi picchia Ilac mai. E invece prossimo turno si level up, eh? Direi di sì, o no, ve l'avevo messo a parte. Madonna, che brutti questi. Ok. Mio Dio. Anche per chiudere. Ma in realtà non era da prendere. Anch'io avrei scelto. Oh, aspetta, anche lasciar lì. Mannaggia. Schifo. Nadina. Siete sulla lista degli invitati? Questo me ne dà... Quante me ne dà? Me ne dà 6, vabbè. Però, insomma, l'idea è che questo...
Io gioco Nadina, non credo di giocare Ideaghi qua. Sembra la cosa migliore, ragazzi. Poi l'obiettivo è ritrovarla sempre, ma non andare greedy. Continua così, forza. Non credo abbia molto senso andare greedy qua. Ha due Kalegos e Bean. Dovrei scalare sempre più io. Voglio togliere la conadina. Voglio togliere sempre la conadina. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Esattamente ciò che stavi cercando. Il destino del mondo è il mio. Adazza! Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Ma chi hai detto? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Pizza. Sono soddisfatto. Continua così, forza. Affo! Sub! Bella Big M. Un po' lucky perché adesso dobbiamo muore. Con solo due triple. Ehi ehi, abbiamo ripreso il piglio. Abbiamo ripreso un po' di piglio, dai. Due triple l'abbiamo. Creando una grande armata.
macchinari infiniti. Mi piace il tuo modo di pensare. Un servitore in meno, una moneta d'oro. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Hai buone. Non avevo tempo per finire tutto. Non avevo proprio, mi mancava proprio il tempo. Non è che non ho neanche, non ho tenuto poi spazio in mano e non ho neanche generato il massimo. Ma d'altronde è tutto lentissimo. Se avrebbero i turni di 200 secondi. Qua sì, se avviene una 4000 una donna, questo è molto strano. Dai, muoviti! Madonnina, vai! Schioppa, per l'amor del cielo! Chi vince, i Deaghi o i Mech? I Mech, perfetto. I Mech non piatto mai. Gran bel lavoro! Mantieni la pressione. Aspettante te vannadina, poi spammo. E vabbè a casa. Io ho visto la vera tempo, il tempo, manca il tempo qui. Possibilità di vincere. 20 gold! Devo togliere Ilac comunque. Ho fatto 12 triple, vabbè, ma... Bella Thunder, scusami, è un po' un momento un po' concitato. Resetta, sì, dovete. Vabbè, partita. Gallywix se arriva late game è fortissimo. Cioè, Gallywix late game è l'eroe che se ci arriva vince. Questo è perché è quello che è lui, ovviamente. Prima di tutto, poi possiamo fare la giustizia. Anch'io avrei scelto qui. Avrei cliccato. Le tazze! Sempre meglio avere qualche servitore da giocare.
Non posso muovermi. No, chiudo con seconda nadina, eh. Vuoi dire qualcosa? Cento conchiglie. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Yeah, vittoria! Ma pensate quante stats potevo fare. Pensate. Senza lag. Pensate senza lag. Ogni turno potevo giocare altri 10 minuti. Sarebbe stato figo.